Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui da Andriani con Eros. Ciao a tutti. Eros. In questo contenuto parleremo di un argomento molto interessante a mio avviso, ossia la personalizzazione delle sospensioni. Abbiamo due bici qui con noi, le bici di Martina Berta e Maxime Marot del team Santa Cruz FSA, un team che si affida ad Andriani per la personalizzazione delle sospensioni, forcella e ammortizzatore, e anche per qualche altra chicca che vedremo dopo. In questo caso però vogliamo analizzare le personalizzazioni delle sospensioni di questi due atleti, perché sono abbastanza particolari, giusto Eros? Sì, in effetti entrambi in realtà sono molto vicini come peso, a livello proprio di peso come pilota, però chiaramente cambia molto lo stile di guida. Esatto. Diciamo che Martina rispetto a Maxime preferisce la sospensione sia sul posteriore che sull'anteriore, un pelo più sostenuta in partenza, ma poi con un andamento abbastanza lineare verso il fine corsa. Mentre Maxime predilige, diciamo, un effetto molto più morbido sulla prima parte, ma poi molto progressivo da metà fine corsa, e questo sia per quello che riguarda la forcella che l'ammortizzatore. Quindi come avete agito per dargli questo feeling? Allora, in realtà entrambi in questo caso usano a livello idraulico, quindi se parliamo della parte idraulica, lo stesso assetto. C'è una piccola differenza a livello di scatti, diciamo delle minime di compressione, okay, e di ritorno, sempre dovuti comunque a come caricano la bici sulle buche, sui pezzi scassati. Di base, diciamo, come idraulica in realtà è la stessa sia sull'ammortizzatore che sulla forcella. Okay. Quello che cambia è, ad esempio, se partiamo dalla forcella, in realtà Martina ad esempio usa una pressione un pelo più alta rispetto a quella che usa Maxime proprio come partenza, però poi ha una progressione dei pro impact che abbiamo messo all'interno più lineare rispetto a quello che invece usa Maxime, che è molto diciamo progressiva. Quindi diciamo base idraulica identico quasi, sì, però una parte aria kittata in modo diverso, quindi sì, pro impact, ricordiamo cosa sono, degli inserti insomma volumetrici, sì, che mettiamo all'interno della camera d'aria per crearci d'aria, comunque la progressione che vogliamo. Anzi, vi lasciamo qua il link che abbiamo già fatto il test. E beh, quindi diciamo una progressione diversa, quindi un kit. Che kit utilizzano del Pro Impact? Allora, loro usano il kit quello base in realtà, ed entrambi sono un pochino più morbidi rispetto a quello che è l'intermedio che noi normalmente diamo sul kit diciamo universale. Ok. E da questa cosa chiaramente poi possiamo anche dire che da pista a pista può cambiare, quindi loro sanno comunque, durante il test abbiamo fatto delle prove, che se hanno una pista un pochino dei punti come quelli che abbiamo qua, magari più ripidi, che tendono a chiudersi tanto, magari usano una progressione un pochino maggiore rispetto a quella solita, mentre per piste più veloci, un pochino più veloci, in realtà più flow, usano quell'altra, ok? Però di base comunque ci sta questa differenza tra loro due. Quindi kit intermedio con modifiche ancora un pochino personalizzate rispetto a quello che è lo standard. Senti, ma Pro Impact anche sull'ammortizzatore o certo, solo sulla forcella? Sì, sì, anche sull'ammortizzatore, soprattutto su questa bici qua, che ha un link un pochino particolare che tende a sfondare tanto. Okay. E quindi anche in questo caso Martina usa una pressione un pelo più alta di partenza, ma la differenza sono di 3 o 4 PSI, non parliamo di 10 o 20 PSI di differenza. Quindi proprio una cosa leggera. Sì, sono molto simili, però come progressione poi del Pro Impact invece lei ha un assetto più lineare e quindi tende a sfondare di più la bici, perché magari la carica un pochino meno, rispetto a Maxime invece che lavora tanto di gambe e quindi col corpo, e quindi tende a caricare, a spostarsi e tutto il resto. Ottimo. Senti, invece per quanto riguarda il ritorno delle sospensioni, ci sono le differenze tra i due atleti, come le preferiscono? Sì, Maxime è un pochino più veloce, perché lui piace molto questa guida leggera, capito? Tipo quindi, da pump, diciamo, no? che forse si sposta anche andando tanto più veloce in assoluto, tende ad avere necessità di un ritorno più veloce. Sì, chiaramente noi di base prediligiamo un ritorno bello sfrenato, che recuperi bene la bici in tutte le buche, in modo che anche a livello di sensibilità sulle braccia senti molto meno colpi, cioè sulle braccia, comunque anche sul posteriore. Però chiaramente dipende poi molto dalla guida. Adesso in questo caso vi ripeto, l'idraulica è uguale, quello che cambia è solo una differenza di uno o due scatti, quindi, diciamo, quindi una cosa siamo molto diciamo al filo decimale, sì, ecco, proprio di finitura. Due posizioni delle sospensioni, quindi aperto, chiuso, non modifico. In questo caso sì. Sì, abbiamo fatto dei test, in realtà abbiamo messo a punto una taratura, diciamo che normalmente l'usano sempre aperta.
e quindi non abbiamo più questo bob. Quindi abbastanza sostenuta, sì, che riescono a sfruttarlo anche in salita, nei tratti, certo, in cui bisogna spingere. Ma comunque la sensibilità non manca, quindi quello che ti dicevo anche a livello idraulico, in realtà con il nostro pistone interno, tutte le sconnessioni, i sassi, i radici, riusciamo ad assorbirle bene in modo da non trasmettere il colpo al pilota e fare in modo anche in salita di avere sempre grip e quindi di dare sempre continuità alla pedalata e tutto il resto. Ottimo. Bene, io direi quindi che per il discorso sospensioni ci siamo. Ora passiamo la palla a Frankie per parlare del discorso inserti delle gomme, altro componente per Andreani molto importante. Eccoci qui con Frankie. Ciao Frankie. Ciao Daniele, ciao ragazzi. Allora, come vi abbiamo accennato, parliamo di inserti per gomme tubeless. Andreani, come vi abbiamo già spiegato, insomma, raccontato più volte sul nostro sito, ha ideato l'ultima idea, insomma, per quanto, sì, riguarda gli inserti, è la Super Mousse Pack Evo Lite, la più leggera della gamma. Sì, confermo. E quindi, ovviamente, essendo un inserto studiato principalmente per il racing, per cross country e marathon, gli atleti di Santa Cruz FSA hanno sperimentato, insomma, hanno studiato un po' i setup con questo inserto. Che differenze ci sono tra le loro bici, diciamo, i loro gusti? È soggettivo fra atleta e atleta, c'è chi la preferisce montare avanti e indietro e chi, per esempio, Maxime solo sul posteriore. Luca invece lo usa su entrambe le gomme. È molto soggettiva perché in base al tipo di gomma e tracciato può fare la differenza. Senti, quindi Maxime Marot soltanto al posteriore? Dipende dai tracciati. Dai tracciati, sì, in generale, però soltanto, sì, al posteriore. Sì, invece Luca le usa quasi sempre entrambe. Luca Braidot, ti ricordiamo. Sì. Invece Martina Berta? Le usano tutti e entrambi, mi sembra. Sì, sì, confermo. Entrambi. Sì. Senti, invece per quanto riguarda le pressioni dei pneumatici, loro come agiscono con questi inserti? Mediamente vanno a un bar e uno. Un bar avanti e dietro? Sì, sì. Ok. Senti, ad Andorra abbiamo fatto una simulazione molto curiosa, simpatica. Luca usava delle gomme diverse da queste, molto più scorrevoli, e quindi per avere grip doveva avere una pressione molto bassa. E questo lo poteva fare solo con l'inserto, perché senza inserto era costretto ad andare 1.3, 1.4, ma non avevi grip. Immagina un terreno così, non hai grip con quel tipo di gomma. Invece con l'inserto aveva tanto grip e riusciva ad essere costante. Abbiamo fatto una simulazione su tre giri e risparmiamo quasi 20 secondi. Mazza! Non è poco, infatti. Beh, un bel vantaggio. Senti, invece in questo caso, ovviamente, utilizzando questo inserto possono permettersi di utilizzare il modello più leggero delle, sì, gomme, sì, Vittoria, sì, quindi risparmiano qualche grammo sulla gomma, compensando con l'aggiunta, sì, dell'inserto, sì, e comunque pesa, ricordiamo, 60 grammi o poco più, quindi sì, 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 non è troppo... Ma infatti sia lui che Pirelli, Vlad della Pirelli e Luca hanno forato ad Andorra, purtroppo, per sfortuna, sono riusciti anche ad arrivare al box a cambiare cerchio. Senza l'inserto non, la gara era buttata via. Ok. Ma... diciamo quindi, per concludere, che nel cross country una specialità che possiamo definire la, sì, Formula 1 della, sì, mountain bike, sì, al momento, c'è sempre massima attenzione alla personalizzazione e al curare al dettaglio proprio il setup del mezzo. Sì. Ovviamente sono piccole cose che fanno la differenza, soprattutto a questi livelli, e ciò testimonia, diciamo, di quanto questi nuovi espedienti per quanto riguarda gomme e sospensioni possono offrire un feeling ancora superiore ai mezzi, oltre al, certo, telaio, certo, e alle cose principali, sì, della, sì, della bici. Assolutamente. Bene, direi che per ora con Andreani è tutto, grazie Franky, grazie a voi. E niente, noi ci vediamo alla prossima, continuiamo un po' a girare qui a Capoliveri. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.